Salve gente, io sono Leo e oggi vi porto questo video per informarvi che c'è una donna, una ragazza, non so capire bene cosa sia, può essere anche un alieno, un cicuano, boh. Insomma, che vuole, che sta cercando un ragazzo tramite YouTube, un ragazzo, un uomo, come vi pare. Quindi se qualcuno è interessato, qualche vostra amica è interessato, poi voi siete interessati, beh, guardate questo video. E intanto vi faccio conoscere questa donna o ragazza, che ancora non so cosa sia. Dai, presentati. Ciao, sono Germana, non come la suora, Germana. Beh, salve Germana, ma non è che tu sei la sorella di Germano Galeazzi, quello che diceva, ma chiudi quella porta, ma che oh, chiudete quella porta, una roba del genere. Beh, vabbè, se non lo sai mi ci sembri, guarda, sei proprio, sei quasi identica a lui, sei così bella che sei così identico a Germano Galeazzi. Comunque... Beh, visto che stiamo facendo un'intervista, come ha fatto con l'ufologo, dici come... da quanti anni hai, da dove vieni, e ha fatto entrare una cosa che... beh, che ti viene in mente. Sono di Milano, perché è importante. Ho tra i 20 e i 33 anni, insomma, sì. Le ho provate tutte, sì. E speriamo, insomma, che questa cosa qua funzioni. Beh, dai, non ti sconvolgere. Vedrai che qualcuno ti si prenderà, anche se non è che sei proprio così attraente. Beh, ho capito che hai dai 20 ai 33 anni. Quindi hai dai 20 ai 33 anni. Beh, 20 ai 33 anni. Sì, ok, hai dato una data molto precisa. Sei di Milano, quindi è molto rintracciabile per me che sono del centro. E... beh, dai, comunque, dici qualcos'altro di te. Beh, cerco un uomo. Sì, cerco un uomo. Mi va bene anche part-time. Nel senso che alla fine io non ho molto tempo. Io lavo, stiro, al sabato e la domenica di solito faccio le pulizie qua nel palazzo qua davanti, perché comunque per racimolare fa bene. Poi lavoro in pizzeria, sono una ragazza molto impegnata, una donna molto impegnata. E le donne impegnate piacciono di solito agli uomini impegnati. Beh, quindi ho capito che sei una donna che lavora, cerca sempre di racimolare i soldi, quindi... è una donna che si dà da fare, ecco, diciamo così. Beh, ma comunque da quest'uomo dovresti volere qualcosa. Non credo che tu il primo che trovi te lo prendi. Credo che dovresti volere, non so, che lui sia, che lui faccia qualcosa. Non che sia come tutti gli altri stili di uomini. Tu cerchi un uomo serio, vero? Beh, dici un po', esprimiti, di come lo vorresti. Vabbè, in effetti faccio nuoto, ho Skype, sì, sono socia dell'S Lunga, e in realtà sono socia un po' di tutti i supermercati, della Coop, del GS, perché la casa è importante, il cibo è importante, sono un'ottima cuoca e cerco un uomo, l'ho già detto forse. Comunque cerco un uomo, non è che ho delle grandi pretese, insomma un'età tra i 18 e i 40 anni, posso arrivare anche a 45, perché dipende, insomma, la consistenza dell'uomo, e arrivati a questo punto non è che posso stare tanto a... vabbè, comunque lo voglio manicurate, che si faccia spesso la barba, perché la mia pelle è molto delicata. No, animali. No, gli animali non li voglio, perché in casa comunque io sono una che pulisce, che peli già. Ecco, poi soprattutto, ecco, questa è una cosa molto importante. E cosa sarà mai questa cosa importante? Non mi dire che c'entra con qualcosa intimo. Beh, dai, diccelo. Non mi deve lasciare le mutande fuori dal secchio della roba sporca.
Perché io ci tengo, insomma, io ho una casa pulita, ho delle cose molto importanti. Un'altra cosa che proprio assolutamente non mi deve fare: quando fa la pipì mi deve tirare giù la tavoletta del cesso. Io vado fuori di testa se non la trovo. Ci tengo anche alle goccioline che mi lasciate tutte lì, che schifo. Poi soprattutto la domenica. La domenica non esiste il calcio. Io ho bisogno di una toccata. Una toccatina ogni tanto, un po' una ravanatina, ogni tanto quella. Ok, quindi tu, insomma, vorresti che il tuo uomo, il tuo ragazzo, quello che sia, non ti lasci le goccioline di dei tuoi bisogni sulla tavola del water, insomma. E semplicemente che mette la mutande al suo posto. Beh, non è una cosa così complicata, ci riusciremo tutti. Quindi, beh, però se un uomo deve venire da te deve anche trovare, cioè deve anche avere qualcosa di, deve anche avere qualcosa di buono tu. Quindi perché non ci fai vedere un po' anche come sei fatta di fisico? Vabbè, questa è la merce. La pancia può sparire in 10 giorni magari di una dieta per sé. Naturally 340 30 22 24 8. Se non vado bene vestita così, non fa niente, nel senso io posso uscire e tornare cambiata. Faccio shopping tutti i giorni. Beh, quindi ricordatevi, tutti interessati, di chiamarle, anche per fare scherzi telefonici, al numero sovraimpressione. E beh, lei ha finito qui, non si è nemmeno degnata di salutare. Purtroppo, quindi saluterò soltanto io per questo video. Beh, se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se vi siete fidanzati con questa donna, se vi siete sposati con questa donna, lasciate un commento. E beh, ci sentiamo alla prossima. Quindi arrivederci, grazie a Leo, arrivederci, grazie di nuovo.